E allora, via, partiamo. Sendo molto agitato per questo video, devo dire che ci ho pensato ieri sera, dopo uno scambio di battute con un mio iscritto, e sinceramente qualcosina mi era balenata in testa anche nella recensione di ieri. Come sapete, ho fatto la recensione a sorpresa, ormai lo possiamo svelare, che era una recensione su Tex. E dissi in quella recensione che per tre quarti di storia ci fosse stato Zagor, ci fosse stato Tex, sarebbe stata la stessa, non sarebbe cambiato nulla, ecco, sarebbe cambiato invece nel finale. E allora lì ho cominciato a pensare, ma essenzialmente Zagor e Tex sono così uguali o ci sono delle differenze? Se ci sono delle differenze, chi è il migliore dei due? Ecco, naturalmente, scusate, ho un po'. Essendo un po' come Fantozzi, no? Con la salivazione azzerata, mani sudate, mani di persecuzione e miraggi. Non dico che non ci ho dormito la notte pensando di fare sto video, ma quasi. È perché comunque sia, questo è uno di quei video che non possono mai mettere d'accordo tutti. Sarebbe un po' come decidere se la squadra più forte d'Italia è la Juventus o il Milan o l'Inter, come la fai alla fin fine. Nessuno sarà mai d'accordo, nel senso non si può raggiungere un'unanimità, diciamo. E in questo caso penso sia uguale, quindi sono pronto a essere processato per direttissima e ad essere crocifisso in sala mensa, ecco, dopo questo video. Però lo facciamo per gioco. Naturalmente non è, diciamo così, una sfida fra qual è il fumetto migliore, questo qua lo precisiamo. Giochiamo un po' di fantasia, immaginiamo questi due personaggi come se fossero reali e ad analizziamo le loro caratteristiche. Ecco, io ne ho stilate una decina, ora naturalmente mi diranno che questa è la lista della spesa, no? che gli faccio vedere. E devo dire che ho valutato in tutta, ho dato un voto per ogni caratteristica in tutta onestà. Ecco, io non sapevo. E non sono partito col presupposto di far vincere uno dei due. Avevo il timore che venisse fuori un pareggio, ecco, che dando naturalmente saranno voti alti, perché in base alle caratteristiche, naturalmente loro due, pur non essendo, diciamo, due supereroi con poteri sovrannaturali, sovrumani, ecco così, però hanno certamente per le loro caratteristiche fisiche, mentali e tutto il resto. Raggiungono quasi il massimo in ogni, però ci sono alcune sfumature. Ecco, io ho cercato di metterle così in evidenza. Naturalmente, quindi ci sarà un vincitore. Chi sarà? Allora, a questo punto iniziamo subito dopo la sigla. Allora, il primo aspetto da considerare. Partiamo dal fisico. Entrambi sono due, sia Tex che Zagor, sono due fustacci, ecco, li possiamo definire così. Però secondo me diamo i voti, quindi a Zagor do 10, a Tex do 8. Perché secondo me Zagor ha uno spirito un pochino più selvaggio, con questi occhi azzurri, questi capelli così al vento, mentre Tex è un uomo un pochino. Lo definirei un pochino più nella media, ecco così, dal punto di vista del volto, i capelli di solito tagliati corti, abbastanza perfettino. Io penso che una donna fra i due preferirebbe un pochino di più lo spirito selvaggio, così di Zagora. Devo dire che anche dal punto di vista muscolare, ieri ho visto per esempio Tex vabbè, era disegnato da Frighieri. Però l'ho visto con un fisico abbastanza un po' più asciutto, anche se effettivamente io pe penso che come altezza, come stazza, possono essere messi uno accanto all'altro, sarebbero più o meno uguali. Ecco, non. Però Zagor dal punto di vista muscolare, se non fosse proprio per le braccia, per i pettorali, per gli addominali e tutto il resto, mi sembra di meritare un po' di più. Passiamo invece adesso alla forza. Forza qua intendo più forza bruta, forza muscolare. A Zagor io ho dato voto 9, mentre a Tex 9,5. Sì, perché io Tex me lo sono sempre immaginato
più coriaceo. Ecco, ho immaginato un pochino di metterli tutti e due allo stesso tavolo, sia Tex che Zagor, e fare un braccio di ferro. Secondo me, a braccio di ferro vincerebbe Tex, perché mi dà la sensazione di essere un uomo più formato da una tempra un po' più dura, più il classico osso duro. Sarebbe quasi quasi un po' come era un po' Terence Hill, no? Non te lo immagini da quell'aspetto fisico, e poi in realtà poi ha una forza. Secondo me a braccio di ferro vincerebbe Tex. Ho questa sensazione. Altro voto, e quindi altra caratteristica, l'agilità. Ecco, qui penso ci siano pochi dubbi. A Zagor ho dato 10, mentre a Tex ho dato 9. Naturalmente Zagor ha la caratteristica così quasi da trapezista, di lanciarsi fra gli alberi con queste liane, che poi nella foresta non dovrebbero esistere le liane, però ci sono nella foresta di Darkwood, sicuramente ha delle doti atletiche, poi anche viene sempre descritto dai suoi nemici, ma sembra proprio un gatto, è agile quanto come un gatto, no? Quindi l'agilità sicuramente è il punto in più, ci sta tutto per Zagor, seppure Tex è bravissimo nell'evitare pistolettate varie, però dal punto di vista atletico do qualcosa in più a Zagor. Adesso invece andiamo sulle armi, quindi sulla pistola, l'uso della pistola. A Zagor ho dato voto 8, mentre a Tex naturalmente ho dato 10. Tex è il classico pistolero, il classico ranger, una vita passata con la pistola in mano, non sbaglio un colpo, spesso quando colpisce l'avversario lo disarma, no? Colpendolo e facendogli scalzare così la pistola dalle mani. Questa è una caratteristica che a Zagor vedo fare pochissime volte. Lui è più bravo, naturalmente, con la scure a disarmare l'avversario. Con la pistola, spesso, insomma. Sì, è bravo, se la cava. Lui la porta nel cinturone, al contrario, dalla parte sinistra, la estrae con la destra, perché preferisce l'uso invece della scure. E quindi, secondo me, un paio di punti di distacco ci stanno fra i due. Adesso altra caratteristica è quella, diciamo così, delle armi bianche, insomma, lancio di coltelli, lancio di scure, uso che penso anche che Tex sia, nelle storie che ho letto non mi è mai capitato, ma penso sappia usare benissimo il lazzo, no? O come l'arco e le frecce. Io qua ho dato voto 10 a Zagor e voto 9 a Tex. Naturalmente qua qualcuno potrà rabbrividire, perché sappiamo che Tex è anche capo dei Navacos, no? Quindi Aquila della Notte, quindi sicuramente lui, anche se nelle storie che ho letto non mi è mai capitato di vederlo in questi panni, sicuramente saprà usare arco, frecce, Mohawk, come si chiamano questi qua, insomma qualcosa di simile alla scuola pure lui. Ieri l'ho visto tra l'altro lanciare un coltello degno di Diabolik, un tanto di Swiss, nella storia che ho letto ieri, ma io direi di dare un punto in più a Zagor in questo caso, perché lui con la scure riesce addirittura a bilanciare quando stordire l'avversario, quanto uccidere, quando lanciarla col colpo d'intaglio o dall'altra parte invece contundente. Insomma, direi che queste sono caratteristiche che un punto in più ci sta. Tra l'altro poi Zagor l'abbiamo visto anche con arco e frecce affrontare, ricordate, gli alieni, no? E quindi un voto in più lo do a Zagor. Adesso invece passiamo all'astuzia. L'astuzia come voto a Zagor ho dato 9, mentre a Tex ho dato 10. Secondo me Tex ragiona un po' di più, è più uno stratega, no? Zagor invece nelle situazioni si lancia un po' più a capofitto, senza ragionare, o perlomeno a volte sembra studiare dei piani. E poi effettivamente poi tu resti così, dici, ma come, si sta lanciando da solo contro tutti? C'era questo il gran piano di Zagor, questo grande coraggio che lui si lancia, ecco. Invece Tex lo vedo un pochino più ragionato, anche nello scontro che ho visto ieri, ha lanciato un sasso per fare volare dei corvi, ha tratto in inganno l'avversario. In una storia del passato, in un maxi Tex, l'ho visto una volta nascondersi dentro una fontana, un abbeveratoio, così per i cavalli, uscire
uscire da questa, quindi ad anche delle tecniche di mimetizzazione, che per carità ce l'ha anche Zagor, quando Zagor si nasconde nel fango, alla Rambo e tutto il resto ci stanno, però Tex secondo me è un pochino più astuto, ma non dormi niente capo dei Navacos. Quindi direi un voto in più ci sta assolutamente a Tex. Altra caratteristica è il coraggio, qua se la giocano quasi alla pari, ragazzi. Io ho dato 10 a Zagor e 9,5 a Tex, ma proprio per questo qua. Tex è un po' più astuto, come ho detto prima, si butta con meno foga, diciamo così, nelle situazioni, mentre Zagor c'è una casa che si sta incendiando, e si butta dentro, cioè la ragiona molto meno, ragiona molto più di istinto, ecco. Quindi secondo me è un pizzico, mezzo voto in più di coraggio a Zagor, io lo do. Poi la generosità, ecco qua direi che è anche il punto con cui ieri mi ha fatto riflettere su questa cosa. Sulla generosità do 10 a Zagor e 9 a Tex. E la storia di ieri, ragazzi, ci fosse stato Zagor, secondo me non ci sarebbero stati dubbi. Sì, la legge va rispettata, i soldi erano soldi sporchi e vi dicendo, però secondo me Zagor avrebbe dato tutto alle due donne. E poi comunque sia Zagor ha quello spirito, e comunque sia anche quando sta lottando contro il nemico, vede il nemico in difficoltà, come è capitato nell'ultimo Zagor più, era stato sparato un attimo prima, no? da uno di questi banditi, un attimo dopo è cascato nel fiume, aiuto, non so nuotare, Zagor si butta nel fiume per salvarlo. Cioè, ragazzi, se questa qua non è generosità, non so veramente cosa sia. Poi ricordiamo, ieri anche lo stesso Tex nel fumetto che ho letto ha ucciso alcune persone, poi ha detto vabbè, poi se ne occuperà il vecchino, poi si riporta, mentre Zagor, una delle sue caratteristiche è quella che a me a volte mi dà anche sui nervi, è quella di seppellire sempre, cioè, no, i morti, per non farli mangiare agli avvoltoi. Anche devi rincorrere gente, no, però deve seppellire naturalmente prima i corpi. E poi, ragazzi, ma volete mettere, da quel punto di vista di generosità, Zagor che si tiene dappresso, si porta dappresso sempre Chico, che mangia quanto un esercito, deve riempirgli la dispensa, gli deve andare a caccia. E Chico ora ultimamente, una volta era molto di più aiuto, ecco, diciamo così, era più utile, e adesso invece è proprio più una zavorra, spesso lo vedo che lo lascia al trading post, lo lascia da una parte, ci penso io, vado avanti. Ecco, secondo me comunque sia un voto in più di generosità glielo diamo a Zagor, proprio perché insomma fa quasi, non voglio dire da badante, però questo senso proprio così di amicizia, proprio generoso, io non ce lo vedo, diciamo, Tex a raccogliere provviste o a cacciare per Kit Carson o per gli altri, insomma, chi fa da sé fa per tre, badate a voi stessi, ecco, Tex lo vedo un pochino più così. Poi, altra caratteristica su cui andiamo ad analizzare è l'uso del cavallo, quindi il cavallo. Io qua a Zagor do voto 9, mentre a Tex do voto 10. Naturalmente Zagor lo vediamo spesso andare a cavallo, però non è una caratteristica, diciamo così, predominante di Zagor. Cioè, naturalmente sa andare a cavallo, ma non l'ho visto mai avere un rapporto così stretto con questi animali, mentre Tex c'è vissuto proprio con i cavalli, c'è un rapporto, riesce, dico quasi che come Bud Spencer che gli parla all'orecchio e il cavallo fa quello che gli dice, magari può essere anche successo, ma io, no, questo qua non posso saperlo, però c'è, vedo un pochino più cavallerizzo certamente Tex, quindi il voto in più ci sta sicuramente per Tex. Poi siamo arrivati, ragazzi, già all'ultima caratteristica di questa sfida fra i due, ed è la sopravvivenza, la caratteristica di sopravvivenza. Chi dei due si troverebbe a sopravvivere, diciamo, in situazioni estreme? Io qua ho dato voto 10 a Zagor e 9,5 a Tex.
Secondo me sono due fenomeni da questo punto di vista. Texas, secondo me, se la caverebbe in qualsiasi situazione. Mettiamo in un deserto arido, senza acqua, senza cibo, riuscirebbe a mangiare la carne del serpente, a spremere acqua dai cactus. Lo stesso farebbe naturalmente Zagor, però. Secondo me, Zagor, essendo un uomo delle foreste, nato proprio in ambienti selvaggi, lui è proprio più selvaggio, no? Anche i suoi stessi nemici lo chiamano selvaggio. E gli darei mezzo voto in più a lui, perché secondo me ha delle caratteristiche veramente una delle caratteristiche uniche. L'ho visto anche sopravvivere in mezzo ai ghiacci. Naturalmente qualche storia di Tex ci sarà stata anche ambientata nei ghiacci, però ecco, tra l'altro Zagor è un personaggio che, a differenza di Tex, perlomeno per quello che io ho potuto leggere, subisce di più le torture da parte dei nemici. Mentre Tex lo vedo poco, lui è sempre un vincente nelle sue storie. Difficilmente viene colto di sorpresa, difficilmente viene colpito alla testa, almeno nelle storie che ho visto io. Naturalmente ci saranno storie in cui sarà stato preso e torturato, però è una cosa che succede spesso a Zagor, ma proprio per la sua irruenza di Zagor nel lanciarsi in situazioni, spesso da solo contro 5-6, finisce sempre con qualche colpo in testa, pestato, a sangue e tutto il resto. E lui riesce sempre comunque sia a sopravvivere a questa testa che non gli si rompe mai. E poi, naturalmente, per tutte le situazioni in cui l'abbiamo visto, anche soprannaturali, in cui si è ritrovato veramente a situazioni assurde contro alieni, contro zombie e tutto il resto, secondo me un mezzo voto in più ci sta tutto quanto per Zagor. Va bene ragazzi, allora adesso io vi lascio alla schermata finale in cui vedrete la somma dei voti e quindi conoscerete chi ha vinto e poi torniamo per una chiusa finale. E allora, eccoci arrivati alla conclusione. Avete scoperto chi ha vinto questa sfida, e sono contento. Io ripeto, non sapevo quando ho dato i voti alla fine chi avrebbe vinto. Ho cercato di votare nella massima onestà e sincerità, sarei stato ben disposto così ad accettare, diciamo, la sconfitta, perché come sapete io sono zagoriano. Quindi, però devo dire che sinceramente, a conti fatti, così a mente fredda, se mi dovessi trovare in una situazione di difficoltà, una situazione disperata, assalito da indiani e tutto il resto, io mi sentirei più tranquillo se ci fosse Zagor. Ecco, io farei un pochino la parte di Chico, mi defilo, mentre lascerei fare tutto quanto a lui, che tanto da solo riesce sempre a cavarsi. Vabbè ragazzi, questo qua concludo sperando che il video sia stato vi abbia divertito, ecco, perlomeno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, lasciatemi, volete, volendo anche i vostri voti, dove avreste dato un punteggio maggiore. Fatemi sapere, insomma, chi è, secondo voi, il meglio fra i due. E noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao!